mondo, secondo me ci sono tre stadi, tre tappe di fronte a noi. La prima è il cuoco. E pensate che importanza, un mestiere che ha come obiettivo la salute del prossimo, nient'altro che la salute. Perché se il cuoco non sa cucinare, non fa che avere la luce, proprio il numero da star male. Poi c'è il compositore. Chi compone, architetta, disegna, propone qualcosa di nuovo, di antico. Comporre è una cosa abbastanza normale. Infine, l'ultimo, l'artista. E che fa l'artista? Arte, sublima. Sublima tutto ciò che ha imparato e visto. Per me la sublimazione è l'arte, che io vedo rarissimamente, soprattutto da noi dove tutti mi sembra che parlano di artisti più che fare il resto, e che trovo, conosco meno gli altri paesi, conosco abbastanza bene il Giappone, e ci sono quelli che fanno i famosi menu kaiseki, del quale io parlo sempre, che è un menu di degustazione vero, che lo fanno pochissimi, che è l'espressione massima della cucina, dove il prodotto è esaltato per la verità della materia. Quando è l'albio brasiliano che dice lascia com'è per vedere com'è il mondo. Penso che sia una cosa. Invece il cuoco cerca sempre di complicarsi la vita, di fare strafare, perché non si può rovinare tutto. Prima non capiamo più cosa mangiare, no? Perché alla fine se la materia è così importante, perché distruggerla così? E poi perché secondo me mi allargo un attimo al mio passato, perché dopo essere tornato dalla Francia, quando ho fatto per conto mio, dopo un anno e mezzo che facevo la cosiddetta nuova cuisine, ho cambiato rotta e l'ho definita, chi ha 12 anni si ricorda, che l'ho chiamata cucina totale. Perché? Perché facevo il recupero della sala. La sala che è morta proprio per colpa della cucina che vuole fare tutto sul piatto, no? Allora il recupero del trancio, di tutto quello che avviene in sala, fa sì che il cuoco faccia di meno, faccia il suo mestiere, no? Non si arroga il cervello e mandi fuori eventualmente il pezzo da tranciare, così anche il metro, il cameriere, ha la sua missione. D'altronde cerco di farvi immaginare un bel pollo, una bella parola intera, cotta bene arrosto, no? Come che si vedono nelle rosticcerie, una pezza così, no? E arrivi in sala, il metro lo togli dalla casseruola, lo pone sul tagliere e il maestro con grande abilità trancia i pezzi, non c'è più bisogno di fare niente, non c'è bisogno di decorare, perché la materia è lì e il trancio dentro di noi. Siamo la storia del trinciante, non dimentichiamocelo, il trinciante davanti al principe tranciava, davanti al principe addirittura al lavorì, avevano un forchettone speciale con quattro reti che infilavano dentro il sedere della veste per tenerla bene. E poi faceva, tagliando con grande abilità, faceva cadere i pezzi sul piatto. Per cui perché non recuperare? Io l'ho sempre fatto comunque, lo faccio ancora, perché credo che ci siano delle cose che tracciato in sala una cosa muore. E poi quello che avverrà, non so, perché veramente no, l'intrusione di tutte le culture di altri paesi ci portano naturalmente anche a conoscere altre cose, e perché non aprirsi di fronte ad altre cose. Poi però dico sempre che ricordiamoci che c'è, mi ricordo di aver partecipato a un convegno a Parandorsos qualche anno fa, e un luminare parlò per circa mezz'ora, disse non è il territorio, è il clima, e siccome io addirittura dico il microclima, sono ancora più preciso di lui, e questo a un certo punto ci siamo avvicinati alla fine della relazione. Ci siamo come capiti, lui mi ha regalato la relazione, poi dice adesso vai in macchina a prendere l'ultimo libro e te lo regalo. No, ecco, per dire quanta importanza abbia il micro, perché noi siamo, io dico, un paese più fusion di noi. Se pensiamo alla cucina siciliana, poi alla cucina toscana, poi a quella dell'Alto Adige, poi andiamo in Liguria, in seguito vediamo, no? Quanta differenza c'è. La cucina francese decadrà quando i cuochi italiani si renderanno conto del patrimonio di ricette di prodotti che hanno. Io smettetela, no, gli italiani sono quelli che dicono l'arte abbiamo tutto, la creatività abbiamo tutto, la cucina abbiamo tutto, andiamo sul mercato internazionale e ci fottono.
io penso che, scusa, tutti dovremmo imparare un pochettino di più ad apprezzare la qualità, se qualità c'è, senza troppo. Però purtroppo è difficile perché persino quelli che vanno al teatro, ai concerti, hanno sempre qualcosa da dire. Non so se l'avete mai notato, uno può essere il più bravo del mondo, ma però ma c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire. Però è come la cucina, la stessa cosa. Impariamo, credo, ad apprezzare quello che abbiamo davanti, se è buono, se non è buono e basta. Poi io vengo dall'esperienza in questi giorni, ho mangiato da un ragazzo che fa, secondo me, pur essendo un uomo, perché di solito è prerogativa delle donne fare la cucina con amore, infatti io quando vado in qualche ristorante, se mi portano in trattoria, prima vado in cucina a vedere se c'è una donna, sono tranquillo perché dico almeno mangerò una cucina fatta con amore. E infatti questo ragazzo, che pur essendo uomo, fa una cucina d'amore, e non sto mai a giudicare le sue imperfezioni tecniche, perché quando ci si mette amore nelle cose, le cose vengono meglio. E devo dire che invece gli uomini si fanno quelle cose mentali che non posso dire, e si complicano la vita e basta. Però imparare anche un po' ad essere elastici, a capire, insomma, perché se vado in Toscana è logico, basta che sia fatta bene nel loro stile, se no va bene che facciamo tutti la stessa roba, no? Perché anche giusto, io purtroppo faccio anche il rettore della scuola di Colorno di Reggio vicino a Parma, no? È sempre difficile trovare gli insegnanti, però non è solamente l'insegnante che ci deve essere, deve essere anche l'allievo, perché io ricordo che da ragazzino ho imparato una cosa, che il mestiere si ruba, ed è vero, se sei, io dico sempre due parole che mi hanno sempre accompagnato nella vita, umiltà e curiosità. Se non sei curioso non impari niente. Io ho lavorato con i miei, ho visto cose straordinarie, la mia passione non era per niente fare questo mestiere. La mia passione era il teatro, la musica, sono cresciuto con degli amici così, perché proprio perché la mia predilezione era quello. Poi mi sono trovato, e siccome mia madre non aveva capito, e visto che disegnavo bene, mi ha mandato la Petrinelli a fare il perito tecnico meccanico, e invece di mandarmi a vedere, probabilmente sarei stato un artista, non so, avrei dipinto, ciò che avrei fatto. Infatti, i miei quadri sono sempre alla ricerca di un'idea, di qualche cosa di importante. E questa volta, siccome naturalmente facendo quella scuola che non mi piaceva, mi hanno bocciato. Allora mia madre questa volta ha avuto un lume e mi ha mandato al Kulmaz a Moritz a lavorare per la prima volta a 17 anni. E la mia curiosità mi spingeva a continuare a domandare al mio capo tutto, perché lui diceva fai così, io dicevo perché? Spiegami. E quando non lo sapeva anche lui non mi spiegava, allora dicevo allora non lo sai. E questa è sempre stata la cosa che mi ha sempre accompagnato nella vita, tanto che poi i miei genitori chiusero, lo faccio in breve, ma per farvi capire, per spiegarvi, e quando i miei a un certo punto avevano una certa età, quando dico se vai avanti tu ricordiamo il contratto, altrimenti noi chiudiamo, ho detto chiudete, perché devo andare in Francia a vedere che cosa fanno questi sacri vostri. Sono andato in Francia, ho fatto un po' di esperienze e quando sono andato in ristorante 7-8 mesi, a un certo punto ho detto posso andare, ho capito. Mi darà detto cosa hai capito, e dico vedrai, e avevo capito perché lui non spiegava niente, ma io avevo capito da solo. Allora, la prima cosa è cercare di capire perché si fanno le cose, e credo che questo apra tutte le strade. Grazie mille, grazie. Io cerco di fare questo per quello che mi è possibile nella scuola Reggia di Colorno, dove faccio il rettore oramai da 10 anni, perché 10 anni sono gli anni di vita di questa scuola, e quello che cerchiamo di fare è sempre meglio. Non ci si può aspettare che da una scuola esca un cuoco o uno chef, come si vuole dire. Dalla scuola è un inizio per poi affrontare la vita che ci deve essere da insegnamento. E dobbiamo, come dicevo anche prima in questa riunione, essere bravi, perché il mestiere si ruba, se si è curiosi, se si è umili, si impara, quando si vede che le cose non piacciono o non torna conto come le fanno, è meglio girare al largo e cercarsi un altro posto. In bocca al lupo.